Ora vediamo un quesito tratto da un esempio di seconda prova scritta d'esame di Stato, Matematica e Fisica, che il MIUR ha reso disponibile a dicembre del 2018. È il quesito numero 3, tre cariche puntiformi uguali di valore Q, quindi possiamo immaginare tre cariche positive. Sono poste ai vertici di un triangolo equilatero di lato 1 metro. Determina l'energia potenziale del sistema e poi la carica collocata in C viene spostata verso il segmento AB lungo la perpendicolare ad AB, quindi viene spostata in questo modo, traccia il grafico dell'andamento dell'energia potenziale del sistema in funzione della distanza della carica dal segmento AB, quindi in funzione di questa distanza. Provate a risolverlo da soli, fate pausa qui al video e poi semmai guardate lo svolgimento. La prima domanda è molto semplice, basta applicare la formula che conosciamo. Prendendo le tre combinazioni, quindi tre accoppiamenti, carica 1, 2, 1, 3 e 2, 3, e sommare questi tre termini che sono tre termini uguali, perché le tre cariche sono tutte identiche, le distanze fra loro anche, e quindi ciascuno di questi tre termini diventa K0 Q alla seconda diviso L. L è il lato del triangolo equilatero. Quindi il risultato, che non ho nemmeno scritto, è 3 volte K0 Q al quadrato diviso L. Passiamo invece alla seconda domanda, che è più interessante. Noi prendiamo questa carica in C e progressivamente la abbassiamo fino al punto medio del segmento AB, il punto O. Chiamiamo Y l'altezza di questo punto dove si trova la terza carica. Y è un valore compreso fra 0 e il valore OC, che vale L radice di 3, sarebbe l'altezza del triangolo equilatero. Vale L mezzi radice di 3, che si può facilmente dimostrare attraverso il teorema di Pitagora. Infatti questa altezza è uno dei cateti di questo triangolo rettangolo. E quindi si calcola facendo la radice quadrata dell'ipotenusa al quadrato, L quadrato, meno questo cateto, quindi L mezzi al quadrato. Oppure l'altezza del triangolo equilatero si può anche calcolare conoscendo questo angolo, che è un angolo di 60 gradi. E quindi moltiplicando l'ipotenusa L per il seno di 60 gradi, che è radice di 3 su 2. Quindi abbiamo che OC vale L radice di 3 su 2. E la Y è variabile tra 0 e L mezzi radice di 3. Vedremo dopo che è più conveniente, invece che prendere la Y come parametro variabile, è meglio prendere alfa. Alfa è l'angolo che individua la posizione della terza carica che sta scorrendo su questo segmento. Questo angolo alfa va da 0, quando la terza carica sta qui sul segmento AB, fino a 60 gradi, quindi pi greco terzi, quando la terza carica sta nel punto C. Quindi alfa varia tra 0 e pi greco terzi. Dobbiamo calcolare l'energia potenziale elettrostatica del sistema delle tre cariche, con la terza carica appunto in una posizione intermedia. E sappiamo come si fa a calcolare questa energia potenziale elettrostatica. Basta sommare i tre termini, di cui il primo rimane identico in quanto la distanza AB non è cambiata, e quindi sarà l'accoppiamento tra la carica in A e la carica in B, quindi K0, il prodotto delle due cariche, quindi Q per Q, diviso la distanza che le separa, L. Invece gli altri due termini sono cambiati, perché è cambiata la distanza tra la carica che sta in A e la terza carica, e lo stesso fra la terza e la seconda carica. Questa distanza non è più L, ma sarà D. E quindi questi due termini valgono ciascuno K0, il prodotto delle due cariche, diviso la distanza D per 2, perché sono due termini uguali. Quindi il primo termine è diciamo, l'interazione, l'accoppiamento tra la prima e la seconda carica, e gli altri due termini identici sono gli accoppiamenti fra queste due cariche e quest'altre due. Al variare di Y, la posizione della terza carica cambia D. E infatti vediamo che D è un valore che varia tra un minimo di L mezzi, quando la terza carica sta qui, e un massimo pari a L. Perciò questa quantità è una quantità variabile con D, perché D varia con Y. D, la distanza, questo segmento varia con Y. Passiamo
Però prima ancora di proseguire con i calcoli, voglio fare un ragionamento intuitivo di tipo fisico. Le tre cariche sono, tutte e tre dello stesso segno, quindi vuol dire che si respingono. Per poterle portare in questa configurazione a triangolo, quindi diciamo vicine tra loro, si è dovuto spendere energia. Ricordiamo infatti che l'energia potenziale elettrostatica accumulata da un sistema di cariche puntiformi rappresenta il lavoro che si è dovuto spendere, l'energia che si è dovuta spendere per poter costruire quella distribuzione di cariche a partire da una situazione iniziale in cui le tre cariche erano infinitamente distanti tra loro. Abbiamo visto nella prima domanda qual è l'energia accumulata dal sistema delle tre cariche quando la carica sta in C. Questo valore era 3 volte K0 Q quadrato diviso L. Se ora noi portiamo la terza carica ancora più vicina alle altre due, quindi la posizioniamo per esempio qua, è chiaro che l'energia potenziale elettrostatica del sistema aumenta. Questo perché? Perché per portare la terza carica più vicina alle altre due bisogna spendere ancora più energia, in quanto le altre due cariche respingono la terza. Quindi un'ulteriore quantità di energia bisogna spendere, una ulteriore quantità di lavoro bisogna compiere, e questa quantità extra di lavoro non va persa, ma anche lei viene accumulata nella nuova configurazione del sistema di tre cariche. Quindi più la terza carica si avvicina alle altre due, e maggiore sarà l'accumulo di energia nel sistema delle tre cariche. Quando la terza carica, per esempio, arriverà nel punto O, sarà massima l'energia accumulata nel sistema delle tre cariche che ora saranno allineate. Quindi ci aspettiamo che al variare della posizione della terza carica, quindi al variare di Y, tra 0 e L mezzi radici di 3, quindi tra questo punto e questo, l'energia potenziale elettrostatica accumulata dal sistema vada aumentando. Noi partiamo dalla carica, terza carica in posizione L mezzi radici di 3, quindi quassù nel punto C, la andiamo progressivamente avvicinando fino a che Y diventa 0. Quindi questo grafico va percorso verso sinistra. Da questo valore fino a zero, e l'energia potenziale elettrostatica accumulata va aumentando. Se poi noi volessimo aumentare ancora di più questa energia potenziale elettrostatica, dovremmo avvicinare le due cariche A e B alla terza carica, quindi stringere anche A e B, e stringerle fino a farle addirittura virtualmente coincidere tutte e tre in un punto. In quel caso l'energia potenziale elettrostatica andrebbe all'infinito, con le tre cariche sovrapposte in un unico punto. Inoltre, vediamo che cosa succede quando noi andiamo alle Y negative. Y negative vuol dire che, anche se non è richiesto dal problema, dal quesito, vuol dire che la terza carica non solo arriva qua, ma procede qua sotto nelle Y negative. Tutto quello che avviene qua sotto sarà identico a quello che avveniva sopra, per questioni di simmetria geometrica. Per esempio, quando la terza carica è sollevata, non so, di 10 centimetri, si verifica la stessa situazione fisica di quando è invece al di sotto di 10 centimetri. E questo significa che la funzione energia potenziale elettrostatica deve essere pari, quindi simmetrica rispetto all'asse Y, cioè tutto quello che accade per le Y positive deve accadere specularmente, simmetricamente per le Y negative, quindi la funzione dovrà avere un andamento di questo tipo.